Ciao carissimi, io sono Olga, la vostra amica russa, e benvenuti al mio canale Ponte Italia-Russia. È un canale che crea una conversazione tra le nostre due culture. Oggi voglio rispondere alle vostre domande che mi fate su Instagram e anche le domande che mi avete scritto sotto il mio ultimo video in cui rispondo ai vostri commenti. Va bene, iniziamo. Ah no, prima che iniziamo vi devo chiedere di iscrivermi al mio canale e mettermi un like. Sì, come al solito fanno tutti i blogger che vogliono avere molti iscritti. Ok, userò questa cosa. Non so come si chiama in italiano. Scrivete nei commenti per favore come si chiama. E guarderò tutte le vostre domande. Va bene, iniziamo. La domanda... Ok, ho avuto molte domande sulla relazione tra una russa e un italiano. Mi chiedete come creare una famiglia con una russa, se è possibile, come trovare una ragazza russa, eccetera, eccetera. Ho avuto tante domande, ecco perché ho deciso di fare un video su questo tema. Oggi non dirò dell'amore tra russe e italiani. Risponderò solo ad una domanda in cui mi avete chiesto chi è più romantico, un uomo italiano o un uomo russo. Non posso rispondere perché tutto dipende dalla persona. Ho conosciuto qualche ragazzo italiano, ho avuto anche molta esperienza nel mio paese con i russi. Dipende, sempre dipende da una persona, però secondo i stereotipi che esistono in Russia, italiani sono più romantici. Le ragazze russe credono che italiani siano più romantici, ma dopo aver comunicato non direi così, direi che lo stesso. Poi mi chiedete cosa russi pensano delle bestemmie, parolacce italiane. Ci sembrano molto belle, perché un russo che non capisce la lingua italiana non capirà mai che dite le parolacce, e anche le parolacce italiane all'orecchio russo sembrano molto bello. Sì, italiano è considerato una delle lingue più belle tra opinione generale in Russia. Ma io, come una persona che capisce la lingua italiana, posso dire sì, mi piacciono le vostre parolacce, conosco la parola cazzo, vaffanculo, scemo, stronzo, merda. È un mio orgoglio, conosco queste parole. Poi c'è anche un altro tipo delle parolacce italiane che non mi piacciono. Non mi piacciono le vostre parolacce in cui usate il nome del Dio o della Madonna. E in Russia, tra la gente che ama guardare YouTube, è conosciuto un personaggio italiano, si chiama El Massio. Lui è famoso per tutto l'internet internazionale perché ama dire queste parolacce e perché litiga sempre con passione. Dio porco, ma basta! Dio porco! Ma Dio porco, non... Madonna puttana! E spesso lui dice queste parolacce. Mamma mia, ma davvero sono sorpresa di sentire queste parolacce, perché non posso capire come una gente così religiosa come la gente italiana, rispetto a noi russi siete molto religiosi, l'ho spiegato nel mio video dedicato alla Pasqua, lì lascerò un link se non avete visto quel video. E sì, non capisco come potete dire questi grandi nomi sacri, nomi santi con le brutte parole. Non lo posso capire, sì. E queste parolacce non dico mai.
Poi mi avete chiesto come ho imparato l'italiano e come già ho promesso nei molti video ve lo racconterò quando avrò 5.000 iscritti. I grandi blogger di successo dicono che lo devo fare così. Per avere più iscritti devo sempre dire voglio avere più iscritti e solo poi ve lo racconterò. Ma ok, sì, se l'ho promesso lo racconterò dopo, però siamo già vicini a questo numero. Grazie ragazzi, mi fa molto piacere. Va bene, sì, vi racconterò perché ho imparato l'italiano, come l'ho imparato, eccetera, eccetera. Mi chiedete anche chi è il mio autore o poeta prediletta, autore italiano. Vi posso rispondere. Sempre caro mi fu quest'ermocole e questa siepe che da tante parti dell'ultimo orizzonte lo sguardo esclude, ma sedendo immerando interminati spazi di là di quella e sovrumani silenzi io nel pensier mi fingo. Mi piace molto Giacomo Leopardi. È l'unico pezzo della sua poesia che ricordo a memoria. E sono stata anche a Recanati grazie a miei amici Maria Gemma e Marco che mi hanno portato lì. Ho visitato Ermocole, ho visitato la biblioteca di Leopardi perché lui mi piace. Vi racconto una storia. Quando ero adolescente e ero all'inizio dello studio della lingua italiana, ai corsi in cui studiavo ho avuto un'amica che è andata in Italia per una vacanza. Ho chiesto a quell'amica di portarmi un piccolo libro per la pratica della lingua italiana e lei mi ha regalato piccolo libro di Giacomo Leopardi. Il mio primo pensiero era che strano cognome, perché in russo Leopard significa gattopardo, Giacomo Gattopardo. E ho iniziato a leggere e mi è piaciuto, anche se era difficile capire, l'ho letto in italiano ma traducevo tutto. Poi certo ho trovato questa poesia anche in russo e mi è piaciuto a Silvia. Sì, a molte, forse a molte ragazzine piace questa qui scriverò la parola che ho dimenticato. E poi ho iniziato a leggere, a trovare un'informazione su internet e quando ho letto la biografia di Leopardi ho visto che lui era sempre da solo, che non aveva amici, non aveva nessuno che lo capiva, stava sempre isolato nella sua biblioteca. In quel periodo della mia adolescenza lui mi è sembrato una persona molto vicina a me stessa, perché anch'io non ero una ragazza, anch'io mi sentivo un po' isolata, un po' sola, da sola. E così lui mi è sembrato una persona del mio tipo, una persona molto vicina a me. E poi è molto interessante la storia come ho visitato la sua biblioteca, perché quando stavo andando in Italia la mia ultima volta, 2018, non pensavo di aver possibilità di visitare Ermocole, e, allora la città di Leopardi. Ma poi sono successi molti coincidenze che hanno fatto possibile questa visita nella biblioteca di Leopardi. Ero molto felice, felicissima. Leopardi non è tanto popolare, tanto conosciuto in Russia, anche se è stato tradotto da due grandi, molto apprezzati in Russia, poete, Anna Akhmatova e suo marito Nikolai Gumilyov. Anna Akhmatova ha imparato italiano e una delle cause per impararlo era la sua voglia di tradurre Leopardi. Ma se su Google noi scriviamo, su Google russo scriviamo Leopardi,
E il primo verso che noi troveremo sarà A Italia. Sarà A Italia e altri suoi lavori più ipotetici, meno romantici, più ipotetici. Nella Russia contemporanea questo tipo di poesia non è molto popolare. Certo, molte, come io, a miei 15 anni, tutti vogliono leggere la poesia d'amore. E quando i russi fanno la prima conoscenza con Leopardi, non vedono questa sua parte, questa parte della sua personalità, della sua arte. Lui sembra più un po' serio, un po' pesante. Peccato perché la sua poesia lirica è molto bella. Ok, altra domanda. Dialetti in Russia. Mi chiedete se esistono i dialetti della lingua russa. Praticamente no, dialetti non esistono, ma esistono modo di parlare e esistono accenti. Per esempio, nella mia zona abbiamo il nostro accento pietroburghese. L'accento pietroburghese è l'accento perfetto, è il standard della lingua russa. Anche a Mosca, che è capitale, e anche a Mosca nella TV, perché tutta la televisione principale della Russia fanno a Mosca, però comunque i giornalisti che lavorano a Mosca devono al TV parlare con l'accento, con il modo di parlare pietroburghese, perché San Pietroburgo, mia città, è la patria della letteratura classica. Tutti i nostri grandi scrittori, poeti, Alessandro Pushkin, e come Mazzoni in Italia, noi abbiamo Pushkin, ha creato la lingua della letteratura russa. Poi Gogol, Dostoevsky, anche se è nato a Mosca, comunque una grande parte della sua vita lavorava e viveva a San Pietroburgo e ha iniziato la carriera a San Pietroburgo, eccetera eccetera. Grandi nostri principali scrittori erano di San Pietroburgo. E sì, la nostra lingua, la nostra pronuncia è considerata la migliore. Poi abbiamo anche la pronuncia del sud. In quel parte la gente parla in un modo più simile alla lingua ucraina, perché vivono vicino al confine e hanno una grande influenza dalla lingua ucraina. E loro, nel mio video dedicato alle difficoltà dei russi che studiano la lingua italiana, il link sarà qui e anche qui, vi ho raccontato che nella lingua russa non c'è una grande differenza tra la O e tra la lettera A e la lettera O. E ecco perché per noi è una difficoltà imparare che non si può dire il ragazza, che ragazzo e ragazza sono due parole diverse. Perché noi pronunciamo spesso la O come la A. Non c'è una grande differenza, ma al sud della Russia sempre pronunciano la O. Se è scritta una parola con tutte O, pronunciano bene la O. Ma a noi si sente tipo come un accento dei terroni, come dite voi in Italia. Poi noi, Russia, siamo una federazione. E nella nostra superficie vivono più di 160 vari popoli. Spesso questi popoli non sono russi e non sono nemmeno slavi, hanno un'altra cultura, un'altra storia e un altro aspetto fisico. E certo hanno anche una sua lingua. E molte repubbliche hanno il russo come la lingua principale e hanno anche una seconda lingua ufficiale. Per esempio nella Repubblica Buriazia, dove è nato il mio fidanzato, sapete che lui
Chi guarda il mio canale già da molto tempo o chi mi segue su Instagram sapete che il mio fidanzato è rappresentante di un popolo siberiano, sa parlare russo e non sa parlare la lingua del suo popolo, però comunque è nella Repubblica Buryazia in Siberia, dove è nato, la seconda lingua ufficiale è la lingua buryata, una lingua molto simile alla lingua mongola. E anche il loro aspetto fisico è più mongolo che russo, perché hanno una storia così, non facevano prima la parte della Russia. Al Caucaso esiste una pronuncia assolutamente diversa da tutte le pronunce della lingua russa che esistono nel mondo, perché nel Caucaso il popolo... Ci sono vari popoli caucasici e rappresentanti di questi popoli a casa parlano sempre nella loro lingua madre e in russo parlano a scuola, parlano se vanno in una città d'origine russa tipo a Mosca, a San Pietroburgo e hanno questo accento molto molto specifico. Rispondendo alle vostre domande, ho girato un video troppo lungo e ho deciso di dividerlo a due parti. La seconda parte pubblico domani e oggi non dimenticare mettermi un like, iscriverti al mio canale e visitare il mio sito ponteitaliarussia.com in cui saprai come è possibile viaggiare per la Russia insieme con me. Ci vediamo domani. Ciao, un bacione.